Siamo nel deposito di San Giovanni, deposito officina dei tram. ANM ha 26 tram modello CTK, che è questo qui che vediamo. Questo CTK era un tram che era malmesso ed è stato recuperato completamente dalle maestranze di ANM. Su questo era possibile effettuare un recupero perché lo consentiva il mezzo, perché aveva ancora delle strutture che potevano essere recuperate. Come potete vedere è stato ridipinto e anche all'interno, se venite, è stato possibile effettuare il recupero delle strutture che erano presenti. Ove era possibile abbiamo recuperato con le maestranze di ANM questi tram, che sono tram che risalgono agli anni 30 e che hanno visto nel corso del tempo azioni di recupero e di manutenzione. Questo è uno dei CTK che è stato messo in dismissione con la manifestazione di interesse fatta dall'ANM. Come potete vedere, di questo mezzo ormai è rimasta soltanto la carcassa, all'interno non c'è più nulla. Nel corso del tempo, per poter rifunzionalizzare gli altri tram che abbiamo visto prima, sono stati presi anche dei pezzi di ricambio, trattandosi di mezzi le cui produzioni non sono più attive e quindi era necessario rifunzionalizzare gli altri tram attraverso l'utilizzo dei pezzi di ricambio che potevano essere presi dai tram non più in esercizio. Non può più circolare, non è più circolante, non ha più i motori, non ha più tutte quelle parti storiche. E poi vorrei anche chiarire che queste strutture che si vedono non sono strutture che risalgono agli anni 30, cioè dell'anno di produzione, di costruzione di questo mezzo, perché nel corso del tempo hanno subito delle rivampizzazioni. Sono strutture queste che risalgono agli anni 90. Nell'87, l'89 si è avuto l'ultima rivampizzazione e quindi diciamo sono questi sediolini che risalgono agli anni 90 e non agli anni 30 come qualcuno ha detto e ha voluto far credere. Questo 1004 recuperato dalla Città della Scienza invece sarà, sempre grazie al lavoro delle maestranze dell'ANM, recuperato totalmente, restaurato e riportato alla sua storia e alla sua vita. Questo è il famoso 1029, un tram storico degli anni 30, completamente restaurato dai lavoratori di ANM. Sono stati utilizzati i materiali previsti, quindi dell'epoca, quindi legno, completamente restaurato in ogni parte. C'è ancora, come potete vedere, lo spazio del bigliettaio, la cabina di manovra è completamente restaurata ed è questo un tram storico che viene utilizzato nelle manifestazioni culturali, viene utilizzato dalle grandi produzioni cinematografiche che hanno fatto dei film importanti nella nostra città. Quindi vorrei chiarire che ANM dispone di 26 tram modello CTK. Di questi 26, 15 sono stati recuperati, restaurati nelle loro parti e sono marcianti. E su questi 15 tram si sta lavorando per azioni culturali, per rendere attrattiva questo servizio di trasporto anche al turismo, quando finalmente potranno tornare i turisti nella nostra città.